Ciao a tutti, siamo Literature for Dummies e oggi siamo arrivati alla terza puntata, ovvero Federico Tozzi. Finalmente, dopo Svevo e dopo Pirandello, c'è anche un autore che tutto sommato mi interessa anche, no? Dovete sapere, infatti, bambini, perché questi, ricordiamo, sono bigini per le superiori e anche per chi deve fare esami di letteratura all'università, che Federico con la G è importante, Federico Tozzi nasce a Siena nell'anno Domini 1883. Quindi fa degli studi brevi e regolari, mai finiti, è nato in una famiglia disastrata, era l'ultimo di 8 figli e naturalmente era anche l'unico sopravvissuto. Sarà per questo, sarà perché il padre era un coglione, fatto sta che comunque c'è stato un rapporto di odio totale tra lui, la famiglia e tutto quanto, perché poi la mamma poverina era semplicemente alcolizzata, impotente, e osservava tutto ciò, una contemplatrice sveviana, per dirla così. Il padre invece era proprio un burbero di quelli da taverna che amavano fare rissa col figlio, evidentemente, dunque anche lui potrete capire, poverino, in che cazzo di contesto è cresciuto. Inutile dire che questa cosa ha inficiato tantissimo anche la sua letteratura, e infatti la sua produzione scritta è caratterizzata principalmente da personaggi che hanno rapporti controversi appunto con il padre e stima per la madre prossima allo zero. E adesso possiamo dare il via alle interviste. Ma innanzitutto che cosa accomuna Tozzi, Pirandello e Svevo? E io che minchia ne so, no, boh, sarà il tema del doppio, presumo, cioè, perché comunque ricorre anche in Tozzi in una maniera un attimino diversa, perché per esempio lui trova una doppia accezione della stessa cosa, per esempio la sua prima raccolta che si intitola Bestie tende ad accomunare un po' l'uomo alla bestia, ma in accezione negativa ovviamente, non positiva, perché appunto lui non ha fiducia nel genere umano, la sua è una narrativa fatta di pessimismo che non prevede possibilità di riscatto, cose così, e dunque eccetera eccetera. Ma come si può spiegare, insomma, la differente fortuna di Tozzi rispetto ai due più noti narratori? Cioè, secondo me questo è un complotto bello e buono del sistema, perché io non mi spiego sinceramente perché quei due, vabbè, Pirandello ci sta, comunque è stato un artista tout court, sai, quello scriveva per il teatro, scriveva poesie, scriveva testi, vabbè. Svevo non valeva un quarto di Tozzi, Cristo, non valeva un quarto di Tozzi, inspiegabilmente è riuscito comunque ad avere successo, la coscienza di zero, bella la psicanalisi, non ritorniamo su quel fatto. Fatto sta che Tozzi alle superiori, voi non lo fate bambini, a me dispiace tanto, perché Tozzi è veramente uno abile, uno con i coglioni, uno che sa quello che scrive e sa come farlo, ostia. Ma in quali opere si trova un riflesso delle esperienze biografiche, maggiormente? Allora, senza alcun dubbio bisogna andare a prendere l'opera con gli occhi chiusi, Edita, vado a prendere un attimo il bigino, dov'è? Dai, con gli occhi chiusi, su, ho cercato tutto, un attimo. Allora, con gli occhi chiusi, sì, Edita nel 1919 presso Treves, appunto ci sono diversi elementi biografici, tanto per cominciare il titolo, che sta a rappresentare un po' questo protagonista tale com'è che si chiamava qua, tale Pietro Rosi, figlio di Domenico e Anna, che brancola un po' nel buio perché insomma ha una carriera scolastica irregolare, proprio che si rifà appunto di riflesso a quella di Federico Tozzi. C'ha anche una storia d'amore travagliata con la contadina Ghisola, che poi altri non è che proprio una sua vecchia fiamma adolescenziale che si chiamava effettivamente Isola e che era figlia di dipendenti dei genitori. Naturalmente c'è appunto un rapporto controverso sia col padre che con la madre, poi la madre morirà nel corso dell'opera, lui all'inizio cercherà di avere una reazione, però in realtà non gliene frega un cazzo all'inizio. Poi quando si rende conto di quello che è successo dice no, seppellite anche me, ma sembra quasi cogliere l'occasione per togliersi dalle palle pure lui, non è che sia poi dispiaciutissimo per la morte della madre, però visto che il padre era lo stronzo che era, e di riflesso è diventato stronzo anche nel libro, automaticamente lui voleva un po' sottrarsi in questo modo alla dimensione in cui viveva, ecco. Questa è la parte dell'autobiografia, ma in realtà qual è l'autore mitteleuropeo che è stato maggiormente avvicinato a Tozzi? Ah, perché bisogna sapere queste cose? Ma tipo tra un Kafka e un Mann. Ma non lo so, io direi nessuno dei due, o meglio, no, ma sì, diciamo un Kafka, perché anche lui, no, c'aveva questo terrore del padre, un rapporto controverso, tant'è che anche lui ha scritto la Metamorfosi proprio perché si sentiva una cimice rispetto al padre, eccetera, eccetera, un essere aberrante, inferiore, e queste cose qui. A me dispiace, perché questi ci hanno avuto dei traumi interiori, poveri cristi, che ci credo che scrivevano, ha ragione Palahniuk, l'arte non nasce mai dalla felicità, questi scrivevano arte, ragazzi, arte, arte. Andiamo avanti.
Ma nell'opera toziana prevalgono sentimenti negativi o positivi Ovviamente complessivamente? sentimenti negativi, perché se poi appunto andiamo a prendere la nulla possibilità di riscatto da parte dell'uomo che viene equiparato al mondo animale, ricordiamo anche che il suo è uno stile molto espressionista, alterato e anche straniante, perché ricordiamoci che comunque i suoi protagonisti sono sempre emarginati dalla società. Conseguentemente va da sé che insomma sia una connotazione negativa anche della letteratura. Se devi spiegare il pessimismo dell'autore, perché, non so, una sorta di animalizzazione dell'umano, l'hai notata? Appunto, in Bestie, Sì, inserito nel perché? 1917 presso Treves, c'è questo grosso leitmotiv che poi si perpetrerà anche in generale in tutta la produzione scritta di Tozzi, e quindi appunto rimane confinato appunto in tutte le sue opere questo fenomeno. Ma il protagonista del podere? Protagonista del potere, fammelo andare a prendere, che qua, ho fatto una domanda bastarda, Pietro Rosi, Remigio No, Selmi, no, no. Remigio Rosi. Remigio Selmi, perché Remigio Rosi è una fusione tra Pietro Rosi e Remigio Selmi, che poi, se vogliamo dirla tutta, Remigio Selmi sarebbe idealmente un fratello maggiore barra una versione cresciuta dell'adolescente Pietro Rosi che fa da protagonista con gli occhi chiusi, mentre il podere poi è stato appunto edito postumo. Se devi presentare in breve la vicenda di Tre Croci, perché Tre Croci? Allora, Tre Croci, aspetta, perché sì, sostanzialmente qui ecco, si esce finalmente dall'autobiografismo tozziano, quindi non è che questo, capito, fosse buono soltanto a scrivere e a mettere nero su bianco i cazzi suoi. Questo era bravo e basta. Allora, questa è la storia di tre fratelli che danno appunto il titolo al romanzo Tre Croci, romanzo che tra l'altro va anche a recuperare un naturalismo fino a quel momento mai visto in Tozzi, perché come abbiamo spiegato era molto espressionista, quindi molto trascinato dalle emozioni e i sentimenti dei protagonisti. Però appunto qui c'è la storia di questi tre fratelli, fratelli Gambi, che perdono la loro libreria antiquaria e tutti e tre la prendono male, ma tutti e tre la prendono male a modo loro. Quindi c'è quello che semplicemente, essendo consapevole del danno che ha fatto, si suicida, chi muore vittima del suo stesso delirio e chi semplicemente diventa scemo e muore di fame. E basta. Cioè, sostanzialmente la storia è questa. Non ci sono altre domande? Ma Pietro e Ghisola? Pietro e Ghisola, appunto, c'è questa storia che ricalca la storia tra, come si chiama, Federigo Tozzi e la contadina Ghisola, e appunto è questo amore adolescenziale che finisce male, cioè in realtà non è mai Un amore di cominciato. campagna. Che poi non è mai cominciato perché poi comunque lui era molto refrattario riguardo ai propri sentimenti, allora cosa fa? Dice no, trattiamola male, teniamola a distanza perché la amo, cioè un sillogismo molto particolare che però calandoci nei panni di Tozzi può effettivamente funzionare. E dunque c'è per esempio un brano nel nostro libro scritto da Cesare Segre e Clelia Martignoni in cui c'è lui che insomma non riesce a trattenersi, vuole menarla, ci prova anche a tirarle un paio di pendenti, questo evidentemente sa difendersi, ha capito con chi cazzo ha a che fare. E dunque, boh, cioè la cosa comunque rimane confinata lì e non avrà poi un effettivo sbocco. Perché leggere Tozzi? Perché te la senti di consigliarlo? Perché, allora, se avete visto le due puntate precedenti, sapete già da quello che avete visto oggi che è sicuramente meno cialtrone di loro, cioè uno che veramente ci mette il cuore, ci mette l'anima. A me è piaciuto proprio per questo motivo, cioè alla fine vedete, anche oggi non è che ho avuto l'incertezza che ho avuto nelle altre volte, no, Tozzi è Tozzi, si sa, punto e basta. È anche un argomento abbastanza semplice, lineare, se ve lo chiedono all'esame, ragazzi, fatemi il cazzo di favore di saperlo, perché vi ho fatto un bigino con i controcoglioni. Detto questo, direi che è tutto. Prossimo appuntamento? Prossimo appuntamento sarà niente po' di meno che con le avanguardie, lì ci divertiamo perché c'è il mio feticcio Filippo Tommaso Marinetti. Ovvio. Dunque, alla prossima puntata con Literature for Dummies, grazie per averci seguito, iscrivetevi al canale YouTube. Ciao.